Scala a destra, settimo. Silenzio assoluto. Tu tira lì. Di quel grande coglione Francesco Allò. Mi rifai foto del programma, ok? Fame, allora, io non so se tu inserisci mai il cibo all'interno del tuo materiale, però non lo so, non mi pare che non l'hai fatto mai. Allora, qua ci sono dolci e se vuoi salato ti porto salato. Che c'è di salato? C'ho una cosa pazzesca. Fammi vedere. La Michelangelo non parla mai di cibo nella sua opera artistica, no? Allora, questo è un grande scoop, cioè è la prima volta che Michelangelo sta interagendo con il cibo, sia a livello intellettuale che come emotivo. Potete vedere fisico. Allora, molte fa una cosa che è uno stupro, che è droga, no, una cosa, no, ma è oltre. Bene. Però non c'è, è definitivo, è come l'eroina. Vai, aspetta. Okay, quindi io sarò responsabile della tua prossima dipendenza. È la pizza? È una cosa un po' particolare. No, io col salato ci sto, la ruota veramente... Vabbè, aspetto che me la fa vedere. Assaggia un pizzettino. Sembra la mentina dei Monty Python, nel senso allora, della vita è solo una mentina. Ma che è scocchiarella con olive? Ok, benissimo. Michela si guarda attorno. Ok, allora cominciamo? Sì. Tesori, voi lo sapete, Lucrezia, tu irrompi e... ma soprattutto irrompi se vuoi salvare la povera artista. Irrompi e uccidi il critico, e salva l'artista. Ok, allora. Ti piace? Sì. Vuoi di più? No. Acqua? Bene. Caffè? Sì, l'acqua e caffè. Sì. Acqua e caffè, ok. Allora, brava. C'è mai stata qui? No. È bellissimo. Cioè, oltre la palluina... C'è nulla praticamente, è come della morte dell'amore. È come, sai quando c'è Mufasa che dice sì, ma tutto quello che vedi illuminato è il mio regno. Esatto. Mi fai posti all'ombra, allora quello è il lappio latino, non ci devi mai andare Simba. Quindi è così. Ok. Il Re Leone, ok. Il Re Leone citato spesso, Michela, allora... Sì, certo. Certo, stiamo toccando tutte le cose. Allora, caffè, vuoi un caffè? Beh. Allora Michela, intanto noi siamo già in registrazione e quindi non verrà tagliato niente. Vabbè. Tu rilassati, non dire cose, non rispondermi se non vuoi. Vabbè. Lavate le mani. Ok. Un tovagliolo ovviamente. Ah, sta lì. Io ho solo un problema, che faccio tanta pipì.
Quindi, va... se vuoi andare a far pipì, vai a far pipì. No, tu sei libero, no, fa te... bene. Non sto bene, ma sono un po' pisciona. Quindi... Sì, si vede infatti un po' dal tuo lavoro, l'avevo intuito. Un lavoro drenante. Sì, sì, cioè, io sono un grande critico, sai, allora, a metà del film ho pensato questa è una pisciona. Sì. Secondo me. Sì, cioè, e come da che l'hai dedotto? Beh, faccio il critico da 25 anni. E allora? Non è, cioè, ci vuole anche una... A un certo punto, sai, sono cose che impari. A volte avevo da piccolo delle intuizioni su Cruise, Dustin Hoffman, cioè questo è un alcolizzato, sì, questo è zoppo, sì, così. E poi, sai, da critico l'occhio, no? Le inquadrature. Su di te a metà dei Flamini ho detto questa è una pisciona, questa è un incontinente totale. Sì, 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 totale, ma una roba proprio... Che bevi tanto, quelli... però. Allora, in realtà anche il caffè ti fa venire lo stimolo scoperto, perché me l'ha detto un mio amico che fa il nefrologo, e sai quelle volte che io stavo su un volo di ritorno, volevo dormire, e la nostra amica ha detto mamma che coglione, voglio dormire, e invece mi ha dato questa chicca, che se tu bevi il caffè è uno stimolatore. Io sono una grande pisciona, ma io tipo piscio in autostrada, ma anche se non ma c'è... Ma mentre guidi? Sì, se non c'è... No. quello no, però una volta anche in un live, non... cioè c'era il bagno, non mi volevo far vedere il pubblico, qua c'era il bagno, qua c'era il pubblico, e io dietro ho dovuto aprire una bottiglia perché lo dovevo fare. Fantastico. Ma parliamo di... Ma parliamo di altro. Sarà contento il mio ufficio sta. Allora, ok, che è Claudia, che salutiamo. Che è Claudia, sì, sì. Claudia, grazie. Claudia anche ha interagito per l'organizzazione. Ringraziamo anche Lucrezia Viti, che è di là, con mio marito, che è una donna. E ringraziamo l'unica e sola Silvia Nobili, che è sull'orlo del collasso, c'ha 42 di febbre, ma quando ha saputo che ci sarebbe venuta Michela Giro a fare questa intervista morbosa casalinga, ha detto... Vengo lo stesso, se muore domani, it's on you. Vabbè, però pensa al film che è pennata, che... scusa, ora un po' clinico. Senti, ma ho detto che tu sei cattivissimo, devo aver paura, però boh. Ma tu non hai paura di niente, Giro, io non sono cattivissimo, sono solo un critico cinematografico, categoria che fra poco scomparirà del tutto, siamo come i panda, siamo in via d'estinzione. E tu non hai paura di niente, altrimenti non avresti fatto quello che hai fatto. Con Michela cercheremo male e non con cattiveria, anzi io purtroppo sono già, come dire, ho un certo trasporto per quest'artista. E mi è piaciuto molto Flaminia. Flaminia è un film molto coraggioso, dove Giro soprattutto nella seconda parte sbrocca ed esce completamente dalla comicità e forse anche dalla commedia, ed è quello che mi ha, da povero critico di merda che sono, mi ha veramente... Perché io sono ossessionato da voi, sono ossessionato dai comici, sono ossessionato dalla commedia. Alcuni dei miei punti di riferimento sono comici, dai Monty Python a Woody Allen a John Landis e compagnia bella. E quindi oggi parliamo un po' di commedia, perché Flaminia è l'esordio alla regia di Michela Giro, che arriva dopo anni in cui l'abbiamo vista esplodere. Intanto mi controlla il caffè e Michela però ci chiederemo che cosa ha fatto, che cosa ha combinato con Flaminia. La prima domanda che ti faccio, Michela, è per te che cos'è il comico? Per me il comico è una persona che non accetta la realtà e quindi ha bisogno di... Sì, grazie. Quanto? Uno e mezzo. E ha bisogno di plasmarla a suo piacimento per poter sopravvivere. Questo è quello che penso. E chi è Michela Giro come comico? Una persona che ha cercato di plasmare la realtà a suo piacimento per sopravvivere. Ho fatto di tutto, che tanto dico, ma tu ti inventi le cose? Dico, sì, certo. No, cioè, te le gonfio un po', le espandi? Le, sì, cerco di renderle narrativamente interessanti anche nella realtà. Quindi mi dico, te la canti e te la suoni, è quello che ho fatto con questo film di base, capito? Però, ok, e quando comincia questo tuo interesse per la risata? Ma guarda, fin da subito, in realtà a me piace, all'inizio era solo ribellione, era solo voglio far casino, mi voglio far vedere, mi voglio far notare, e poi piano piano è diventato il gusto di avere quel guizzo, di avere quell'evasione, e ce l'ho avuta insomma all'asilo, alle elementari, alle medie, al liceo, le medie soprattutto,
perché alle medie un po' mi dispiace, però mi piaceva un po' torturare qualche professore. C'era, c'era la mia professoressa di antologia, che era una signora insomma molto mite, che però aveva un incedere molto lento e non so come dirti, un po' non voglio dire mellifluo, però era, ti faceva come l'aggettivo di quando qualcuno ti fa vedere sonno, ora non mi viene. E, però lei spiegava soporifera esatto, e io beccate questa, no, capito. E, io mi ricordo che ergevo di fronte a me, cioè col sottobanco, te lo ricordi il sottobanco? Certo, me lo ricordo. Era sotto, sono 74, tu sei dell'87. Sì. Io, ai tempi miei c'era il mondo De Amicis, Giro, c'era Cuore, ok? C'era Franti, sì. Io stavo proprio in classe con Franti. Chi è Franti? È l'infame Lise, il famoso saggio di Umberto Eco, ti facevo più colta. No, è tutta apparenza, è tutta scena. Perché Michela sembra coltissima. E invece è zaccazzo. Sono tutti autori che si dicono... Sì, io dico, sì, certo, come no, poi il vuoto. Ogni gradino montare, lo so, quindi sei proprio brava. Infatti, è andata al cinema per questo. Quindi okay. Mettevo sto sottobanco e lo mettevo qua davanti. Poi prendevo tutti i libri dei miei compagni. E a un certo punto ergevo una sorta di muro solo per sentirmi dire: ehi, Michele, leva quel baluardo. E mi piaceva che lei mi dicesse questa cosa. Quindi io, e poi facevo il concerto. Cioè, cercavo di fare tutti i rumori per darle fastidio. Quindi è 3, 2, 1. Perché mi piaceva questa cosa qua. E così, chiedo scusa. Anche la maestra Pina, però, che... Sì, che in realtà si chiama la maestra Mimma, perché io per questioni legali... il mio autore Marco Vicari mi ha... Ah, quindi l'accento è Vicari, mi chiedevo sì, con mia moglie, ok. Sì, sì. E mi ha convinto a cambiarlo, era la maestra Mimma. E sì, sì, poi in realtà non era proprio la mia maestra, era una scuola. È un pezzo grosso, cioè è un pezzo importante dello speciale che sta su Netflix, che Michela fa, che va in onda. Ti piace? Buono. Un maschio etero, un maschio basico, beb che sa fare caffè. E, lo trovate, è stato messo in streaming il 6 aprile 22 ed è La Verità Vi Giuro, Michela Giro, La Verità Vi Giuro, è un'ora molto interessante, è una Michela Giro che ha avuto successo e quindi mi interessa sempre il comico che inserisce il successo all'interno del materiale. E Vicari e la Chiara Galeazzi, consulente editoriale. Io sono ossessionato dai comici, a me piace studiare. Meno male, perché mi hanno detto, guarda, che i critici odiano i comici. No, io sono... E io ho detto, ok, io sono pronta a tutto. No, io invece, io sono ossessionato da voi, io passerei la vita a studiarvi. Il che è un po' morboso, mi rendo conto, però mi ossessionate fino a quando sono piccolo. E mi piace molto studiare le vostre tecniche, attraverso la vostra tecnica, un mondo. Ogni comico porta un mondo. Michela porta un mondo che è Balduina, che cresce negli anni 90, un rapporto difficile con la religione. Tu fai una cosa che mi ha interessato moltissimo, che ho trovato molto coraggioso, è che tu assumi una posizione molto forte su Dio, sempre nella Verità Vi Lo Giuro, sì. Adesso arriviamo a Flaminia. Ma io non ce l'ho con Dio. No, tu però fai una cosa su Dio che mi è piaciuta molto, fammela dire a chi non l'ha visto, cioè a un certo punto Michela fa una gag molto divertente sul senso di colpa cattolico, per arrivare poi a Dio che punisce la piccola Michela, che per lei non ha senso e che è una cosa che Michela usa perché dice mi spaventavano da piccola con questa cosa qua, e fa tutta questa gag molto divertente di Dio e dell'angelo Serafino che stanno in cielo e vedono i mali del mondo, diciamo, ignorano alcuni mali giganteschi, appena vedono Michela Giro che è contenta perché ha preso distinto, si incazzano come delle bestie. Quello è ottimo, è distinto. It's better than ottimo. E io ti dico che tu sei molto raffinata nella scrittura, ma è tutto. È Vicari e Galeazzi, ovviamente abbiamo scoperto il giro. È un corpo strano. No, ho scritto pure io, insomma, voglio dire. A un certo punto prende una posizione fortissima la giro, e cioè dice. C'è la guerra del Golfo, perché sono gli anni 90, quindi la prima guerra del Golfo, non la seconda, che è più famigerata rispetto alla prima. La prima ancora, diciamo, sì, che c'era stata un'invasione del Kuwait, di Saddam Hussein, stava sul cazzo a tutti, e Saddam Hussein.
E quindi sì, diciamo sì. Che poi fu veloce, sì. Noi eravamo distratti, sì, sì, era sì, un sì. Momento ancora sì. Godurioso. Te c'avevi 5 anni, tipo a un certo punto Michela fa una cosa fantastica. Diceva, Dio, la guerra del Golfo, ci sono gli interessi occidentali? No. Cioè, per gli interessi occidentali, quindi fa... Questo ho pensato, ma cazzo, ma un autore comico che prende posizione su un Dio che è schierato a favore dell'Occidente, sì, non è male. Mi racconti la genesi di questa... di tutto, cioè sia della battuta sia di un tuo punto di vista su Dio. Io sono così abituata a gente che mi viene solo della mia vita privata che non sono preparata a delle domande sul mio lavoro. Mi sto commuovendo. Ma guarda, è perché no, perché oddio, finalmente nessuno che mi chiede perché è difficile da donna. Io sono macchine. No, guarda, è perché io credo questo, credo che noi siamo vissuti in un brodo di giuggiole dove crediamo di essere il centro del mondo. Quindi, notoriamente, Gesù, seppur palestinese, è caratterizzato dai tratti occidentali, cioè l'essere occidentale è un po' come l'essere romano in Italia, è come se attirasse su di sé tutta l'attenzione che pretende poi di trascinare il mondo nella sua attenzione. È una cosa molto anni 90 ovviamente, perché adesso noi piano piano stiamo perdendo i nostri pezzi, giustamente, perché anche gli altri paesi dicono ragazzi basta, avete rotto il cazzo. Quindi questa posizione di questo Dio che effettivamente è un po', viene da dire, un Dio americano, capito? Un Dio inteso come la letteratura cinematografica americana intende, perché tutti i film li abbiamo visto con l'occhio degli americani. Quindi l'occhio degli americani, che è l'occhio degli occidentali protagonisti, è diventato anche il mio Dio della verità, lo giuro. Non fa una violenza. Quindi è un Dio nato, un Dio patto della atlantico. Della NATO, sì, patto esatto. Un Dio patto sì. Atlantico. Sì, sì. Molto bene. È un momento molto interessante della verità, vi giuro, dove appunto Giro ha vinto il premio Satira e racconta la figura di merda che ha fatto. Insomma, è una stand-up come è Giro, ma adesso arriviamo a Flaminia dove Giro fa cinema e lo fa anche... secondo me con grande serietà e coraggio, la seconda parte di Flaminia, però insomma va bene, quindi se vi va lo andate a recuperare, Michela Tinamballo su Netflix, Michela Tinamballo la sua famiglia, ci sono appunto tanti racconti che lei fa, tante voci fantastiche che lei fa, mi devi fare le curvi, mi richiamo delle curvi che mi sento male. Sì, okay. E fa appunto, vabbè insomma, comunque quella è la Michela Giro che mischia, come diceva, come deve fare un grande comico, come hanno fatto tutti Michela, da Petrolini a Woody Allen, parte qualcosa di intimo e poi c'è l'espansione, che è scrittura ovviamente, che è appunto narrazione, e lì arriviamo a questo mondo espanso di questi matti fantastici che ci fanno ridere e che a me personalmente appunto ossessionano. A un certo punto devo far partire il cronometro, noi eravamo in bianco e nero, adesso parte il cronometro.